Allora, mister, scelte obbligate per una partita comunque importante. Come è andata questa settimana? Un po' travagliata, e come ha pensato di ovviare a queste assenze? Buongiorno intanto. Ma scelte obbligate non tanto, perché comunque sono arrivati nuovi calciatori, nuovi ragazzi che ci daranno una mano, quindi abbiamo anche delle soluzioni che ci possono già aiutare, e quindi no, faremo delle scelte in base a quello che abbiamo visto durante la settimana, dove la squadra si è allenata come doveva e dove, come ho detto, i nuovi ragazzi hanno dato, ritengo, un nuovo entusiasmo e caratteristiche corrette per quello che vogliamo fare, ecco. Cioè, voglio chiedere qual è il polso della settimana, dopo un derby perso in questo modo. Beh, chiaramente siamo arrabbiati, rammaricati. È un po' che siete arrabbiati. Sì. Non sono mai andato a casa felice dopo aver non vinto una partita, quindi è veramente un po' che non lo siamo. E quindi ci dà fastidio. E nei giocatori come... È la stessa cosa. Stessa cosa. Sono tutti ragazzi che ci tengono e quando non vinci le partite non puoi mai essere contento, quindi non ci basta la prestazione, non ci basta l'atteggiamento, non ci basta giocare il 9 un tempo, non ci basta, e dobbiamo fare qualcosina in più, e quindi questo è. Dunque siamo arrabbiati, ci siamo allenati in quel modo, però ripeto, con lo spirito giusto, con l'atteggiamento giusto, con l'atteggiamento che ho visto tutto il secondo tempo in 9 di una squadra che comunque non voleva sottostare, una squadra che voleva stare in campo, e quello deve essere. Poi è chiaro che vado controcorrente, le partite le vorrei giocare in 11 e non in 9, e questo è un tema. Però lì dipende dai giocatori, principalmente. Infatti siamo arrabbiati, infatti siamo arrabbiati, però l'arrabbiatura poi deve diventare positività, deve diventare nuova convinzione, deve diventare una cosa che ci dà dei vantaggi, ecco. L'essere molto rammaricati e arrabbiati di quello che accade. Indietro è inutile guardarsi. È inutile guardarsi quando si vince, figuratevi quando si perde. Bisogna guardare avanti e pensare alla partita successiva, che sarà uno spareggio e quindi sarà una partita molto importante. Di fronte a una squadra in salute, arriva da vittorie esterne, non perde da 6 partite. Sì, sì, una squadra che, come tutte quelle di questo girone, ha delle complessità nell'affrontarla, però ripeto, per noi è uno spareggio salvezza, sappiamo l'importanza della partita, quindi ci dobbiamo preparare in quella direzione, non c'è un altro modo di fare. Su questi cali di tensione che poi alla fine incidono, può incidere in qualche modo o dipende solo dalla testa dei giocatori, sono loro che devono migliorare da quel punto di vista? Hai parlato di 2-3 episodi che chiaramente hanno segnato le partite. In questo momento gli episodi non sono favorevoli a noi, perché anche a Como un ragazzo degli altri ha dato un pugno in faccia a Bove in mezzo al campo, ma non è stato visto. I nostri in questo momento vengono visti e dobbiamo essere più bravi. Dobbiamo essere più bravi, non dobbiamo trovare scuse, non dobbiamo pensare a eventi. Gli eventi vanno portati dalla nostra parte con la positività, con l'atteggiamento, evitando, prestando attenzione e tenendo al minimo il margine di errore, perché in questo momento i nostri ragazzi vengono visti e gli altri ragazzi non vengono visti, quindi bisogna migliorare tanto questo aspetto qua, non bisogna far niente per portare a quella situazione lì, quindi lavoreremo anche su questo, però devo dire che i ragazzi sono anche coscienti di quello che hanno fatto, quindi quando uno prende coscienza degli errori che fa è già un buon punto per cercare di migliorarli. Nel derby, finché c'è stata partita, si è rivisto un Lanini diverso, forse perché affiancato a un giocatore che conosce bene come Rossetti. Sicuramente sì,
la società ha avuto un'idea importante a prendere non solo un centravanti, ma a prendere un ragazzo che giocava con Lanini, e Lanini di questo anche a livello emotivo ne trae vantaggio, perché ha visto un club che crede su di lui, un allenatore che crede in lui, l'ha messo vicino a una punta e Lanini ha fatto una grandissima partita, ha fatto gol, ha propiziato tante cose belle. Questo è un tema al quale la società ha prestato molta attenzione e il ragazzo ne sta traendo beneficio, e il ragazzo darà una mano a tutta la squadra per arrivare a questa salvezza nella quale tutti ci crediamo, e Lanini sarà per noi un valore aggiunto, un attaccante nuovo, perché è un attaccante nuovo, ha fatto una grandissima partita, sia prima che dopo, perché anche dopo si è sacrificato tutta la partita in 9, non era così scontato doverlo fare, e prima ha fatto gol, ha fatto tante belle cose vicino a Rossetti, che è un bravissimo attaccante, e poi c'è ancora Malotti che sta facendo bene, c'è Corsinelli che abbiamo un terzino forte, quindi io sono contento di queste cose qui. Poi bisogna migliorare quegli aspetti di cui abbiamo parlato prima e prepararci a questi spareggi salvezza, perché sono tutte partite da dentro fuori, ecco, sono tutte partite secche dove il risultato conta, il risultato vale doppio, i punti valgono doppio, e quindi ne siamo coscienti e consapevoli. Abbiamo preso giocatori giovani 97-98, ci può dare anche un po' di freschezza mentale, visto che anche quella è un po' l'apparenza. Per me non sono giovani i ragazzi che hanno 22-23 anni e tanti campionati sulle spalle, per me non sono giovani, solo qua li riteniamo giovani, in altri contesti sarebbero giocatori evoluti. Sono ragazzi forti che giocano a pallone, che si danno da fare, che arrivando da fuori sono sotto il punto di vista mentale spensierati, e sono anche bravi a giocare a calcio, l'hanno già dimostrato, perché Rossetti l'ha dimostrato, perché Malotti l'ha dimostrato, perché Corsinelli, lo vedrete domenica, lo dimostrerà, perché è veramente un bravo calciatore che ricopre bene il ruolo, e quindi questo dobbiamo ricercare. Dunque io sono contento di questi ragazzi, molto, e hanno anche secondo me l'età giusta per interpretare bene la categoria e quello che dobbiamo fare. La sensazione è che lei, oltre ad essere arrabbiato, sia un po' abbacchiato rispetto alle precedenti nostre conferenze. È una sensazione sbagliata la mia o...? È una sensazione che a lei, io sono arrabbiato perché abbiamo perso un derby, abbiamo perso a Como, quindi sono arrabbiato. Abbacchiato non lo sono, perché sono straconvinto nei mezzi che ha la squadra e nelle potenzialità che ha la squadra. Quindi sono solo arrabbiato perché è tanti anni che alleno, quando non vinciamo le partite sono sempre stato arrabbiato, siccome qua a Novara ho avuto la possibilità, e lei lo sa, di vincerne tante di partite in tutti i livelli che ho allenato, sono arrabbiato quando non vinciamo, e sono arrabbiato, quindi questo è, quando vinciamo mi vedrete più felice, più rasserenato, anche perché se mi vedeste molto felice adesso che non vinciamo dovreste crearvi dei problemi voi. E dopo, visto questi che sono arrivati nuovi, lei qualcuno lo conosceva già come? Sì, sì. Corsinelli lo conoscevo dalla primavera del Genoa, insieme al direttore e alla società, ci è sempre sembrato forte, così come Panico, giocatori forti che in quella primavera del Genoa venivano a giocare anche qua contro di noi ed erano giocatori forti. Rossetti lo conoscevo da Imola, dove ha fatto benissimo insieme a Lanini. Quindi un giocatore forte, poi a Bologna già nei campionati primavera Rossetti recitava ampiamente bene la sua parte. Malotti, io lo ricordo in un campionato che mi piace guardare e ho sempre guardato anche bene, che è la Serie D, dove lui in squadra di Serie D aglianese ha sempre fatto la differenza, e quindi mi piace. E Bortoletti lo conosco dai tempi del Torino primavera, perché era un ragazzo che nel Torino primavera riusciva a far bene in una squadra discretamente forte, che se non ricordo male quell'anno che c'era lui ha vinto Coppa Italia a San Siro con Milan, e quindi un giocatore forte. E questi sono i quattro nuovi giocatori, quindi li conosciamo da tempo e sono stati presi in maniera chirurgica per quello che ci serviva a noi. Ecco. A parte tutto, pensi che ci sia, diciamo, oltre alle qualità tecniche,
e atletiche eccetera, sono giocatori che abbiano fame, cioè, sono giocatori che sono contestualizzati, sanno dove sono arrivati, sono molto felici di essere arrivati a Novara, questo è un dato non da poco, sì, infatti, cioè, perché sono ragazzi che essere arrivati a Novara capiscono cos'è il Novara, come lo capiamo tutti noi, e quindi danno l'anima. Tutti gli allenamenti che li ho visti e che ho potuto già vedere in partita, già in partita, e daranno l'anima anche a Luca come tutti i loro compagni, perché non dimentichiamoci che qua gente come Bove, gente come Pogliano, per dire qualche nome, gente come Schiavi, ha sempre dato l'anima, ha sempre buttato il sangue in campo, ha sempre dato quello che poteva, poi non arrivano i risultati e siamo tutti arrabbiati, questo ci mancherebbe, però sono sempre ragazzi che hanno dato tanto. Ma per il adesso che la classifica è chiaramente pericolosa, la società ti ha chiesto ancora di fare il minutaggio o puoi fare la squadra migliore? No, la società non mi ha chiesto di fare minutaggio perché capisce le cose che ci sono dentro l'età dei giocatori. La società ci chiede solo di fare risultato, quindi non è un tema il minutaggio. Poi se come tutte le squadre di Serie C si riesce ad acquisire siamo tutti felici, ma questo è un altro discorso. La società ha un'unica priorità che è il risultato in questo momento qua, perché sappiamo che per uscire da questa situazione bisogna fare i risultati, non c'è un'altra strada. Poi al minutaggio ci guardano tutti, ai giocatori giovani di prospettiva ci guardano tutti, ma quello è un altro tema che non è oggi prioritario. Mister, vedendo un po' l'arrivo di Bortoletti solo ieri al primo allenamento, le assenze di Bianchi e Buzzegoli, potrebbe essere la partita dall'inizio Workach? Se sì, le sue condizioni come sta? Potrebbe essere, perché è un giocatore che si allena sempre bene, e adesso capisce qualcosa di più della lingua, ha superato gli infortuni che ha avuto, quindi potrebbe essere la partita, però in quel ruolo noi abbiamo tanta fiducia sia in Arcace sia in Collode sia in Schiavi, quindi siamo ricoperti in maniera corretta, anche perché ripeto, sono tutti giocatori funzionali a quello che dobbiamo fare, dunque vediamo adesso chi si allenerà meglio e due di loro tre giocheranno dall'inizio e l'altro magari subentrerà, quindi saranno tutti della partita. Buzzegoli è un elemento fondamentale del vostro centrocampo e del vostro gioco. Chi considera lei oggi il primo sostituto di Buzzegoli? E come ho detto, i centrocampisti che abbiamo a disposizione, che sono Collodel, Schiavi e Arcaci in questo momento, che hanno caratteristiche diverse, e poi appena arrivato Bortoletti, che è un giocatore che ricoprirà anche benissimo in quel ruolo, dobbiamo solo dargli un pochettino di tempo di condizionarsi e di conoscere i compagni, però siamo coperti con caratteristiche diverse, ma siamo coperti nel ruolo. Quindi lei pensa anche al limite a modificare il tipo di gioco? Noi già domenica abbiamo giocato 4-2-3-1, quindi giochiamo con due centrocampisti, con gli esterni, con le due punte, quindi questo sarà da qui alla fine. E te Panico come lo vedi ultimamente? Bene, molto bene, rigenerato, con la gamba giusta. Domenica purtroppo l'abbiamo dovuto togliere, non certo per scelta tecnica, ma per via dell'espulsione, una situazione forzata. Panico sta ritornando al livello che abbiamo visto a inizio anno, dove faceva benissimo e faceva la differenza. È ritornato a questo livello qui e penso che anche lui domenica lo dimostrerà a Luca. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Thank you.